Benvenuti a Imagine, un format pensato e voluto dalla professoressa Vincenza Palmieri. Siamo alla terza puntata, continuiamo ad approfondire temi di cronaca, di attualità, famiglie, diritti. Ecco, adesso ci occupiamo di Bibbiano e della recente sentenza al processo Angeli e Demoni per abusi nell'affidamento di minori proprio nel comune emiliano. Ecco, come saprete, certamente si è conclusa la fase, diciamo, del rito abbreviato, e in questa conclusione lo psicoterapeuta Claudio Foti è stato condannato, con rito abbreviato appunto, a 4 anni per lesioni gravissime e abuso d'ufficio. Un'altra imputata invece è stata assolta. Per altre 17 persone ci sarà il processo con rito ordinario. Ecco, le accuse riguardano presunte relazioni false per allontanare i bambini, come sapete, dalle loro famiglie e darli in affido, in alcuni casi anche ad amici e conoscenti. Insomma, una vicenda che, come è noto, sin dal suo emergere nel 2019 ha suscitato grande emozione, grande impressione, polemiche anche politiche. Lei, professoressa, ha scritto, tra gli altri, questo libro, La filiera psichiatrica in Italia, da Basaglia a Bibbiano, appunto, e fino al tempo del coronavirus per arrivare ai nostri giorni. Quindi la domanda è d'obbligo: qual è il significato e qual è la portata di questa condanna per Bibbiano? Sì, grazie per questa domanda. In effetti i fatti di Bibbiano hanno svelato in maniera completa, devo dire, quella che è la declinazione della filiera psichiatrica in azione, ma soprattutto ci hanno evidenziato come non si trattava esclusivamente, e qui veniamo proprio al significato di questa condanna, quanto della condanna di un individuo o di più individui, ma dell'indagare e di condannare un sistema e degli strumenti che, usati a Bibbiano, anche ai sensi di una legge che permetteva tutto questo, una legge che andrebbe rivista, e quella abbiamo citato diverse volte, la legge di riforma del servizio socioassistenziale in Italia, no? Che ha dato tanto potere ad un sistema che non è governato dalle amministrazioni comunali direttamente, ma è in convenzione con le amministrazioni comunali. Quindi queste condanne di per sé, al di là degli individui, hanno messo in evidenza la norma che va rivista, gli strumenti che sono stati utilizzati ed i metodi. Lo stesso Foti ha detto: ma qui si sta volendo processare la psicoterapia. E questa sua affermazione è di per sé un fatto straordinario, al di là poi delle ragioni per cui lui abbia usato questa Perché espressione. straordinaria, professore? Beh, è straordinario perché non era mai successo che venisse interpretato come fatti di psicoterapia strumenti e modelli, le relazioni, l'interpretazione dei disegni che poi erano stati falsificati, come abbiamo visto, o degli oggetti, le famose macchine. Il famoso sistema delle macchinette, no? Che dovevano aiutare a Aiutare. dimenticare, insomma, fatti molto discutibili. Quindi riuscire a ragionare su ciò su cui prima non si era mai indagato, questo è interessante non soltanto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista scientifico. Ecco, questo è il valore e la portata di questa condanna, ripeto, non soltanto alle persone, ma quanto proprio a tutta la metodologia che questo fatto ha portato alla luce. Ci arriviamo fra pochissimo, le chiedo ancora una sua opinione sulla sentenza nel rito abbreviato nei confronti di Foti. 4 anni, come la giudica? Ma guardi, non stiamo qui a vedere gli anni in più o in meno, poi trattandosi di un rito abbreviato, come lei mi insegna, poi nella realtà sarebbe stato molto di più. Ciò che è Nel rito interessante, ordinario sarebbe stato di più. certo. Quello che è interessante è la condanna di per sé, è il fatto che ciò che era stato impunito per molti anni, nonostante le denunce, nonostante decine di libri di denunce scritte al riguardo, nonostante controperizie, io personalmente ne ho fatte centinaia, e quindi l'avere portato alla luce tutta la verità, nonostante tutto questo, continuavano ad essere impuniti. Ecco, far capire che si deve stare molto attenti quando si fa
questo lavoro e che soprattutto alla fine la verità deve trionfare. Questo diventa sicuramente un deterrente, infatti anche in tutta Italia si stanno manifestando fatti abbastanza simili. Infatti lei ha usato l'espressione, usa l'espressione anche nel libro, di filiera psichiatrica, come un sistema proprio, un sistema ampio, tentacolare, dice anche qui. Sì, perché non dobbiamo intendere solo il singolo individuo che sbaglia, noi dobbiamo intendere il sistema nel suo insieme. Nello specifico per filiera psichiatrica io ho inteso proprio quel sistema di valutazione e di indagine che parte sin dalla scuola materna sui bambini e continua all'età, verso l'età adulta, ma soprattutto mi riferisco nel caso specifico a come nasce il sistema delle sottrazioni e degli allontanamenti dei minori, quindi una segnalazione presso gli uffici dei servizi sociali, i servizi sociali che fanno a loro volta la segnalazione ai tribunali, ma possono indirizzare verso le valutazioni, la psicodiagnosi, il sistema delle CTU, delle consulenze tecniche d'ufficio, dove c'è una lunga e complessa valutazione diagnostica psichiatrica sui soggetti coinvolti, quindi genitori e figli, fino ad arrivare anche alle altre figure, educatori che vanno nelle case, scrivono le relazioni di osservazione, ma quello che io ho osservato in tutti questi anni, appunto, di tutti questi interpreti della legge, senza dimenticare anche gli amministratori, i sindaci, perché le convenzioni vengono fatte dalle amministrazioni, quindi la legge 328 prevede che queste cooperative, il servizio sociale per intendersi, non è un ente interno al comune, cioè non si tratta di dipendenti comunali, perlomeno non sempre, questo nelle grandi città, si tratta di cooperative che si convenzionano, quindi nei comuni o nei comprensori dei comuni noi troviamo la cooperativa del servizio sociale, la cooperativa degli educatori domiciliari, la cooperativa o l'associazione del centro per la famiglia, io lo chiamo genericamente centro per la famiglia, ma si può chiamare in ogni altro modo, dove le famiglie, i membri della famiglia vanno per le diagnosi, e poi ci sono le cooperative delle case famiglia. Quindi è un sistema, come ho sempre detto, che è necessariamente addentellato l'uno con l'altro, perché le figure familiari passano attraverso ognuna di queste organizzazioni e ovviamente la nutrano questa organizzazione. Ecco, professoressa, però entrando nel dettaglio, che succede a questo punto alle figure appunto che di questa filiera che non, nel caso per esempio di Bibbiano, non figurano negli atti del processo? Quali sono quelle che cosa succede a loro? Ma guardi, intanto i riflettori sono accesi e intanto c'è molta attenzione adesso su quelle che sono le relazioni, ad esempio, o tutto il carteggio che riguarda le famiglie. Ad esempio, un tempo le relazioni venivano prese come per un dato totalmente oggettivo, ma ormai è noto a tutti che le relazioni sono il risultato di un'osservazione soggettiva, opinabile, e tutta questa documentazione che arriva ad esempio al magistrato mette il magistrato in una condizione di non poter decidere se non prendendo per giusto, vero e definitivo quello che ha scritto l'operatore. Quindi, mentre un tempo questo passava in maniera, automatica, no? Adesso c'è molta attenzione, ma c'è attenzione anche sulle convenzioni che vengono stipulate all'interno delle amministrazioni, e quindi su questo sistema
Soprattutto se questo sistema, che poi è anche politicizzato, abbiamo visto ad esempio nei fatti di Massa Carrara, abbiamo visto che c'erano degli interessi che erano sì politici, ma erano proprio di sistemazione. Infatti Massa Carrara, professoressa, ci aprono un altro orizzonte, quello di esistono altri Bibbiano, quindi o sono solo soltanto un caso o due, perché mi pare un altro a Torino sta venendo fuori proprio in questi giorni. Sì, diciamo che il sistema che è stato condannato è presente in tutta Italia, perché quel sistema non veniva usato solo a Bibbiano, viene usato dappertutto. Poi ci sono i casi che scoppiano, come quello di Torino, di Massa Carrara e di altre località. Perché vengono alla luce? Perché ci sono genitori, associazioni, comitati coraggiosi, ci sono anche magistrati che vogliono vederci chiaro, perché Bibbiano non è solo la punta di un iceberg, è una palude dove le istituzioni, gli enti, gli organismi, le cooperative e il sistema politico soprattutto è totalmente coinvolto. Ma allora questa sentenza, quella di Bibbiano, questa prima sentenza che poi ci sarà, abbiamo detto, il processo con rito ordinario, interrompe questa situazione oppure no? Oppure resterà un caso, diciamo così, isolato che non cambia molto? Non la interrompe ancora, perché questo tipo di situazioni si interrompe nel momento in cui continua ad essere attivo il movimento dei genitori, del popolo dei diritti umani, che continua a denunciare questi fatti, continua ad avere coraggio, perché il principio che si vuole sostenere è questo. Allora, se questo sistema è sbagliato, è un sistema corrotto, che non fa il maggior bene per i bambini, allora se è tanto sbagliato da essere condannato di per sé, allora se è sbagliato questo, è sbagliato ovunque. Allora ovunque dovrebbe accadere quello che è accaduto a Bibbiano. Perché e siamo a questo punto, professoressa? Sì? Certo, dovrebbe accadere quello che è accaduto a Bibbiano. E tutti i bambini di Bibbiano che sono ritornati a casa, sono ritornati perché sono stati rivisti gli atti, certo. Sono stati riscontrati gli errori condannati con la sentenza che abbiamo citato. Allo stesso modo dovrebbero ritornare a casa tutti gli altri bambini d'Italia, tutti quelli che possono ritornare a casa, che sono la stragrande maggioranza. Perché guardi, nel 2019, come citava lei prima, nell'estate quando scoppiarono i fatti, le manifestazioni, si sono svolte centinaia di manifestazioni in tutta Italia, la gente non andava in giro, anche i sindaci non andavano in giro con i cartelli arrestate, condannate Claudio Foti, Mario Rossi e Maria Bianchi. I cartelli recitavano questo: no alle perizie psichiatriche in tribunale, no agli psicofarmaci ai bambini. Questo c'era scritto. E ancora, perché Bibbiano ha portato alla luce un grave fenomeno di cui non si parla mai, qualcuno aveva dei cartelli con la foto dei propri figli deceduti con la scritta lui oppure lei doveva vivere, perché all'interno di queste strutture c'è anche un certo tasso di suicidi non possiamo tacere. Molto doloroso. Non possiamo tacere, quindi questo è il significato. Se un sistema è sbagliato, condannato in un territorio, allo stesso modo dovrebbe essere valutato. Quindi questo dovrebbe essere il destino degli altri, dei bambini un po' dappertutto. È quello che chiediamo. È quello che chiedo fortemente. Professoressa, gli ultimi dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia ci dicono che sono stati 1.540 i bambini che sono tornati a casa in un anno e mezzo, 18 mesi. Come valuta questo dato? Allora, questo è il dato di un anno e mezzo, quindi in un anno sono circa 900.000 bambini che tornano, certo. Che sono tornati a casa. Ora, se tutti i dati che noi abbiamo sono corretti e sono forniti dal Ministero, anche dal Ministero delle Politiche del Lavoro, ogni ora un bambino viene allontanato, quindi sono 23-24 bambini al giorno. In un anno sono 8.500 bambini circa.
Lei pensi che dal 2014 al 2017 sono stati portati via 10.000 bambini quasi. Quindi guardi il trend intanto come aumenta. Certo. Prima erano 3.000 all'anno, adesso sono 8.500 all'anno. Allora, oltre a questo dato, che è un dato certo di 8.500 bambini all'anno, noi abbiamo i dati regionali. Le regioni ci hanno detto che i bambini che subiscono un maltrattamento vero, cioè quelli che veramente hanno bisogno di tutela perché hanno subito abusi sessuali, cioè gravi maltrattamenti, sono dal 6% al 20%, guardando i dati di tutte le regioni. Allora, perché solo 1.000 bambini ritornano a casa? Se quelli che hanno veramente bisogno di tutela sono molto di meno, a casa dovrebbero tornare subito, anzi non ci dovevano mai andare in comunità. Certo, 7.500 bambini, invece che il contrario, cioè 1.000 probabilmente avrebbero bisogno di tutela, gli altri 7.500. Perché? Che cosa succede a questi 7.500? Quale business foraggiano? Quale sistema tengono in piedi? Quel famoso sistema che si chiama filiera, che è nutrito, perché come ormai è noto a tutti in Italia, un bambino in casa famiglia costa tanti soldi ogni giorno, centinaia di euro ogni giorno, con cui si sfamerebbe e si aiuterebbe veramente una famiglia. Beh, sono parole sulle quali occorre riflettere veramente molto seriamente. Questo si avvicina il periodo che tutti ovviamente consideriamo, malgrado i problemi del Covid, eccetera, il periodo in cui si sta, almeno in teoria, di più in famiglia. Ai bambini e alle famiglie di cui abbiamo parlato fino ad ora, di questa filiera, che succede a Natale, durante le feste? Allora, questo è davvero il periodo peggiore. E per me, io faccio questo lavoro tutti i giorni dell'anno. A Natale lo faccio un pochettino di più, perché i genitori, in modo particolare, sono davvero disperati. I bambini che sono in casa famiglia se lo aspettano di fare Natale, si aspettano, si creano la percezione che sia un college, di poter ritornare a casa almeno in quei giorni. Qualcuno a casa ci va in quel periodo, altri no. È davvero molto triste, anche perché queste strutture, come lei sa, sono chiuse, non sono strutture aperte, non è che si può entrare, mentre nelle case per anziani si può andare a fare compagnia, non è possibile entrare nei centri, nelle case, nelle comunità per bambini. Quindi sono bambini davvero isolati, i genitori molto disperati. È come se Babbo Natale non potesse neanche arrivare in questi luoghi. E quindi si fa molta attenzione. Tra l'altro è un periodo anche in cui molti fanno raccolte di fondi, di doni per le case famiglia, ma io voglio ricordare che le case famiglia hanno i finanziamenti, quindi questi doni e questi atti caritatevoli forse bisognerebbe farli verso quelle famiglie che magari non si possono neanche permettere un consulente tecnico che combatte con loro o un legale che li difenda con tenacia. Quindi diciamo l'assistenza dovrebbe essere fatta diversamente. E io voglio ricordare una cosa a proposito del Natale, no? L'avevo anche scritto in uno dei miei libri. Gesù bambino è nato in una grotta, c'aveva un pannetto bianco che lo copriva appena, è nato al freddo, al gelo, cioè i nostri figli a scuola imparano questo nelle filastrocche di Natale. Abbiamo il presepe in tutte le case in questi giorni, con questo Gesù bambino, il bue, l'asinello, al freddo e al gelo, in una grotta umida. E addirittura, pensi se questo venisse scoperto, no? Il padre, il falegname Giuseppe, dicono anche che non sia il suo vero padre, perché Maria ha detto che Gesù è figlio di Dio, quindi quell'uomo che è lì è un uomo che sta sostenendo il bambino e la mamma. Che fine farebbe oggi Gesù bambino? Allora no, allora la gente del quartiere è andata a portare i doni
addirittura le istituzioni, i re magi sono andati a portare l'incenso, insomma, non hanno chiamato una CTU, non hanno chiamato il centro di neuropsichiatria infantile, non se lo sono portati via Gesù Bambino, lo hanno aiutato a casa loro, che è una mia proposta di legge, lo hanno aiutato in una grotta, cioè una famiglia si deve aiutare laddove ha bisogno. Non ci dimentichiamo che la maggior parte dei bambini che vengono allontanati appartengono a famiglie povere, molto spesso sono famiglie povere, quindi sembra che è proprio altro che bambinello che noi dovremmo aiutare. Questa è un po' la situazione che abbiamo in questo momento. E davvero il Natale proprio ci deve far riflettere, anche il presepe ci dovrebbe far riflettere. Uscendo da questa metafora, diciamo, forte che lei ha utilizzato, professoressa, il garante per l'infanzia e il Dipartimento per le politiche della famiglia, a suo avviso, prendono posizioni nette come le sue di fronte a fenomeni come questo? Guardi, allora, un po' di tempo fa noi avevamo il Ministero per la Famiglia, avevamo il Ministro per la Famiglia e qualche attenzione su questo ce l'avevamo, su questo fenomeno. Devo dire, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia non ho ancora avuto l'opportunità di incontrarlo, di incrociarlo nelle varie iniziative. Per quanto riguarda il Garante per l'Infanzia, devo dire le garanti per l'infanzia che io ho incontrato recentemente o che ho conosciuto sono davvero molto attive e stanno anche facendo delle proposte che servono proprio a mediare il fuori controllo esistente all'interno di questo sistema. Per tutti gli altri garanti o per, insomma, la struttura in sé, credo che dovrebbero fare un po' di più questo lavoro. Dovrebbero essere un po' di più da questa parte della barricata e ascoltare le famiglie che non sono sempre, come dire, non sono quelle da condannare, perché quello che accade è che la famiglia è sempre sbagliata e che il bambino deve andare via perché la famiglia è sbagliata. È l'interpretazione della famiglia e dei bisogni della famiglia che va ascoltato, che va raccolto. Qui non si tratta di diagnosticare, perché quello che accade poi nelle CTU, nelle consulenze d'ufficio e anche in tutto questo lavoro che si fa all'interno della filiera è diagnosticare sempre, cioè trovare la patologia per poter dire a causa di questa patologia non sei degno di fare il genitore. Guardi che io in alcune relazioni ho trovato espressioni del tipo lio, scisso, goffo e spaurito, ma io penso che un giudice che si trova relazioni di questo tipo, beh, diciamo, dovrebbe rimanere abbastanza perplesso, perché l'osservazione deve essere di tipo oggettivo, ripeto, non utilizzando osservazioni opinabili e, come abbiamo visto proprio a seguito delle condanne, assolutamente pseudoscientifiche. Ecco perché è un valore scientifico quello che abbiamo osservato con i fatti di Bibbiano. Ancora, professoressa, le chiederei, per dare concretezza ma anche per, come dire, restituire umanità ai numeri che numeri, abbiamo anche parlato di numeri, ma non soltanto di questo, anzi, direi proprio di no. Se lei ha un caso specifico, ecco, magari emblematico, che vuole raccontarci, fra i tanti che abbiamo, come dire, messo in evidenza. Questa domanda mi crea sempre un po' di imbarazzo, perché prima del format tante famiglie mi chiedono di parlare del loro caso e prima o poi qualcuna verrà qui e la faremo parlare direttamente. Allora, io proprio in questi giorni lo seguivo da prima, perché è una famiglia che ho seguito da tanti anni e il bambino è sempre stato in famiglia e le cose sono andate bene. Mi sono occupata di un bambino malato. Ecco, i bambini malati sono un grave problema, si devono attenzionare. I bambini malati non devono essere portati via
ai genitori, perché sono bambini che hanno bisogno di cure speciali. Io ho visto portare via ad una nonna una bambina Down che è dimagrita, è diventata pelle e ossa, da quello che mi raccontano, da quando non ha più la sua nonna. Ma dico, invece che farla stare in quella condizione, non sarebbe meglio farla stare con la sua nonna, tra l'altro ancora giovane, che potrebbe senz'altro accudirla meglio? Ma nel caso proprio di questo bambino, un bambino epilettico con anche altri gravi problemi, è stato portato via con la forza. Un bambino, mi viene riferito, perché chiaramente non possiamo accedere al bambino, mi viene riferito che sta avendo anche problemi di vista. Allora, i bambini malati non si possono tenere lontani dalle cure. Durante il lockdown noi abbiamo visto mafiosi uscire dal carcere perché erano malati, ma anche fuori dal lockdown spesso vediamo persone detenute che hanno commesso crimini, che hanno comandato che dei bambini venissero sciolti, venissero trucidati, essere messi in libertà per problemi di salute. Sempre un detenuto può accedere alla libertà, perché un bambino no? Se la famiglia ha qualche criticità, perché poi in questo caso si tratta di troppo affetto, troppo amore, no? Perché anche questo poi viene patologizzato, no? Se la famiglia ha una criticità, aiutiamo la famiglia a casa sua, aiutiamo il bambino, ma i bambini malati, così come tutti gli altri, sono i primi a dover uscire. Quindi questo caso mi ha davvero molto molto colpito, e davvero è un caso emblematico in questo momento, perché riguarda appunto tanti altri bambini in queste condizioni. Certamente. Allora, a questo punto, professoressa, malgrado la situazione che è quella che è, abbiamo bisogno, magari voglia, di una parola di speranza. Ecco, possiamo individuarla per esempio nelle amministrazioni cittadine che sono state recentemente elette, quindi nuovi sindaci, nuovi assessori, nuovi consiglieri un po' in tutta Italia, insomma, possiamo immaginare e sperare che siano magari più attente, più sensibili a questo tema, come lei stessa ha descritto? Ma intanto la speranza noi la dobbiamo creare sulla base di scopi, di mete e di obiettivi. Se non abbiamo quelli, difficilmente riusciamo ad avere speranza. Ma la dobbiamo creare anche insieme al popolo dei diritti umani, alle mamme, ai papà, io lo ripeto, ai comitati e alle associazioni coraggiose. Con chi esattamente? Io devo dire che nell'ultimo periodo ho incontrato anche governanti, amministratori, anche stessi rappresentanti dell'amministrazione regionale, molto attenti e sensibili, che si stanno interessando direttamente di alcuni casi. Ecco, questo fa veramente onore alla classe politica, avere questo tipo di amministratori. I nuovi governi delle città, dei comuni, insomma. Ecco, sì, noi ovviamente puntiamo al fatto che, così come è accaduto pochi mesi fa con un municipio, con il secondo municipio di Roma, abbiamo firmato un protocollo d'intesa molto interessante, aiutare le famiglie a casa loro, che diventa anche una proposta di legge per aiutare le famiglie a casa loro. Ecco, con questi governanti nuovi, entusiasti, ancora non bisognosi di unirsi con qualcuno per portare a termine il proprio mandato, ecco, forse in questo momento noi possiamo sperare che davvero, con le idee molto chiare, riusciamo a portare a casa questi risultati. Quello che ci interessa è soprattutto il nuovo governo, perché questo governo, lo abbiamo visto, aveva le mani dentro Bibbiano e ha fatto molto poco, no? A suo tempo, lei lo sa bene, parlateci di Bibbiano, poi non se ne è parlato più. Il partito di Bibbiano in effetti non era il partito di Bibbiano, perché un po' tutti erano il partito, ecco, di Bibbiano. Una situazione politicizzata, bene. Allora adesso qualcuno, poi come sa, aveva detto è stato un raffreddore, no, è stata una pandemia, abbiamo trovato la pandemia di Bibbiano,
Bene, e la pandemia che abbiamo avuto, adesso il nuovo governo, fuori da tutto quello che è accaduto finora, non può non inserire nella propria agenda quello che deve essere l'attenzione, il programma verso le famiglie e verso i minori. Ormai il velo è stato tolto, la coperta nera è stata tolta, non si può più continuare a mentire. Gli italiani lo sanno, le italiane lo sanno, il popolo dei diritti umani è armato, non armato con le armi, ma è armato di una consapevolezza che non c'era fino a qualche tempo fa. C'è voluto tanto lavoro, molti di noi l'ha fatto questo lavoro, e ora grazie a questo lavoro il fenomeno è scoperto. Bisogna continuare a farlo. Io personalmente, e questo è un impegno, ma tanto mi conoscono e lo sanno, io personalmente continuerò a fare questo lavoro, mi assumerò sempre tutte le responsabilità di esserci sempre, di continuare a svelare le scorrettezze, di ispirare, promuovere proposte di legge insieme agli amministratori, certo, lungimiranti, e insieme, perché no, ai giornalisti come lei, a quanti si vogliono prendere la responsabilità di continuare a fare questo grande lavoro di informazione e formazione, perché solo la cultura, la conoscenza e la consapevolezza sono davvero rivoluzionari. Ecco, professoressa Palmieri, questo speech è, direi, magnifico per una provvisoria conclusione. Mi permetterei, visto che abbiamo ancora qualche minuto, di farle qualche domanda un po' più generale, non soltanto più su Bibbiano. Ecco, questa è stata la terza puntata di Imagine. Ecco, perché ha voluto questo format, a cui io partecipo con molto piacere, imparando anche parecchie cose? L'ho voluto perché tanti anni che faccio questo lavoro. Lei sa, io ho iniziato con Basaglia, ho iniziato con l'occuparmi di quelli che erano gli ex ricoverati dei manicomi, per aiutarli nel reinserimento in famiglia, nel reinserimento sociale. Quindi ho lavorato molto con quella che era la diversità, e lì ho capito che la diversità era costruita, il disagio era costruito, e che lavorando in modo differente si potevano aiutare le persone a ritornare belle, come all'origine, come erano all'origine, non con la devastazione che lo psicofarmaco avesse fatto di loro. Nel fare questo lavoro, nel corso degli anni, mi sono occupata sempre di difendere i diritti umani, e sempre, tutte le volte, venivano da me famiglie fragili che potevano essere devastate se non si faceva un piccolo lavoro, che spesso consisteva nel fare un raccordo tra il bisogno e la traduzione di questo bisogno verso le istituzioni, per evitare che quel bisogno diventasse l'oggetto poi sacrificale di un'istituzione totale, perché un tempo avevamo i manicomi per adulti, che erano le istituzioni totali, ma nessuno mi fermerà dal dire che quelle di oggi sono le istituzioni totali dei bambini. In Italia abbiamo 312 comunità ad alto contenimento, cioè comunità psichiatriche per bambini, e abbiamo tutte le altre comunità dove qualche volta si somministra allegramente qualche pasticchina, perché gli operatori sono pochi, fanno un grande lavoro, tanti bambini che piangono di notte, qualcosa deve accadere, fermo restando che ci sono tantissimi centri, tante realtà dove lavorano persone per bene, positive, ben formate, che fanno un lavoro qualificato. È chiaro che Imagine serve a questo, non serve a buttare via tutto, serve a far sapere sempre di più questo fenomeno, a farlo conoscere. E devo dire che grazie ad Imagine abbiamo già incontrato degli amministratori interessati a fare realmente qualcosa, perché in Imagine non si racconta solo il fatto, ma si spiega anche perché il fatto è potuto accadere ed è diventato uno strumento, come i libri che sono stati scritti. Imagine è uno strumento di autodifesa per tante persone che poi si interessano,
sia perché sono cittadini esemplari, sia perché sono persone che stanno hanno per cadere nella trappola. Esatto. E c'è anche un dialogo molto attivo sulla rete, insomma. Poi, insomma, e infatti devo dire che, lo dico complimentandomi, malgrado, come dire, la delicatezza dei temi trattati, che ha un seguito impressionante questo suo format iniziato appena 3 settimane fa. Le faccio i complimenti anche per questo. Grazie. Professoressa. E le farei un'ultima domanda. Lei già ha accennato, però magari se ritiene di dare qualche altro elemento. Lei nel suo lavoro ha sempre suscitato, stimolato interpellanze, normative. Ecco, poco fa parlava di una proposta di legge, un progetto sul quale, è questo quello su cui punta in maniera più decisa ultimamente? Assolutamente sì, io credo che per essere credibili, ed è ciò a cui puntiamo, perché solo la credibilità dà il risultato, noi dobbiamo aiutare le persone uno a uno. La denuncia da sola non basta, è un elemento ma non basta, noi dobbiamo aiutare le persone, perché se noi non aiutiamo le persone, quelle persone finiscono nella trappola, finiscono nella filiera psichiatrica, perché non conoscono la via d'uscita e non conoscono i meccanismi all'interno della filiera. Quindi bisogna aiutare, bisogna denunciare, bisogna aiutare le persone, bisogna dare proposte anche al legislatore, perché aiutare le persone, noi abbiamo visto in Italia sono 44.000 i bambini attualmente collocati, il dato non è certo perché oscilla, poi ci sono anche i minori non accompagnati, ma tra i 44.000 e i 60.000 bambini collocati in 5.700 case famiglia. Abbiamo quasi 500.000 famiglie in carico ai servizi sociali, quindi ci sono tante persone che hanno bisogno di essere aiutati e certamente non bastiamo, per quanto devo dire molti di noi lavorano veramente ininterrottamente, quindi bisogna fare questo il più possibile, ma bisogna dare strumenti legislativi. Ecco perché in passato ho ispirato una serie di interpellanze, ho partecipato a tavoli di lavoro, partecipo continuamente ad attività legislative anche con le varie commissioni, ma sono pronta per una proposta di legge per la chiusura e il contenimento delle misure alternative alle famiglie e l'istituzione di un nuovo sistema per la tutela dei minori in difficoltà. Il progetto si chiama Aiutiamoli a casa loro, da essere un programma Aiutiamoli a casa loro, ecco. Perché è lì che noi li dobbiamo aiutare. Penso che il presepe è la fotografia più chiara. Noi dobbiamo aiutare laddove il bisogno si manifesta. Non dobbiamo patologizzare, a meno che non ci sia un caso eclatante, ma non siamo qui per parlare dei casi eclatanti. Noi siamo qui per parlare delle migliaia e migliaia di famiglie normali che si trovano in questa situazione e sono costretti a essere inserite nella filiera. Quindi denuncia, lavoro, rapporto uno a uno, sostegno alle famiglie, interventi il quanto più possibile, determinanti, anche quando i colleghi professionisti si trovano relazioni che sono false o sono falsificate perché soggettive, bene, in quel caso bisogna avere il coraggio di dire: è sbagliato, è falso, ricomincio da capo, trovo le informazioni corrette, aiuto, non devo diagnosticare, io devo aiutare, non devo reprimere la fragilità, la devo accogliere e devo dare una soluzione, perché noi abbiamo gli strumenti. La bella notizia, ecco, in conclusione, è che noi abbiamo gli strumenti. E quando dico noi, non dico soltanto io, Vincenza Palmieri, io ho i miei strumenti di lavoro, l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, i pedagogisti familiari, questi sono i miei strumenti, sono un consulente tecnico, quindi faccio questo lavoro. Certo. Ecco, ma non dico questo, dico che abbiamo gli strumenti, che sono gli strumenti di in possesso di tutti quelle organizzazioni anche che sono vicine alle famiglie, che fanno da ponte, da traduttore sociale.
questo è quello che manca. L'ha detto anche Draghi a proposito del Covid. Aiutiamo, curiamo le famiglie in casa loro. Allora facciamo in modo, riqualifichiamo il personale, facciamo in modo che l'aiuto possa diventare azioni concrete laddove il disagio si esprime. E poi tutti i soldi risparmiati servirà a riqualificare il personale, a compensare anche per carità il personale, ma a fornire soprattutto luoghi di aggregazione, certo, luoghi di lavoro, possibilità occupazionali, sostegno nello studio dei bambini. Questo è quello che noi andiamo a fare, questo deve essere il regalo di Natale. A Natale regaliamo l'aiuto, regaliamo la gentilezza, regaliamo una relazione ben fatta e diamo soprattutto le soluzioni concrete. Bene, grazie professoressa Palmieri, complimenti, buon lavoro e come dire, in bocca al lupo per tutte le sue attività, compresa questa proposta che ha in mente. Grazie mille. Grazie, grazie dottor Cupo.